Permesso? Siamo la squadra del Coseido. Finalmente, vi stavamo aspettando, sono il dottor Piacere. Mishima. Volete dirci perché avete chiesto il nostro intervento? Certo. Volevo mostrarvi alcuni affreschi che abbiamo scoperto e che potrebbero interessarvi. Degli affreschi? Sì, da questa parte. Dei dinosauri? Già. Ma non c'erano dinosauri in quell'epoca. È impossibile. Secondo quei disegni, esseri spaziali riuscirono a controllare alcuni dinosauri rendendoli docili e servizievoli. Esseri spaziali? Siete certo di quello che dite, dottore? Sì. Comandante, guardate. Come si vede chiaramente, gli esseri spaziali avevano intenzione di costruire delle grandi città e stabilirvisi definitivamente. Ma il clima troppo freddo si dimostrò per loro insopportabile. Decisero quindi di ripartire. Sembra però che debbano ritornare. Secondo questa profezia, fenomeni anormali si verificheranno sulla Terra per un periodo di circa 10 giorni. Per circa 10 giorni? Ma allora ci siamo. Se tutto questo è vero, i dinosauri obbediranno ai loro ordini. Mm-hmm. Sì, ed è per questo che ho chiesto l'intervento del vostro gruppo. Se le cose stanno effettivamente così, ci occuperemo noi della faccenda. Tetsu, fai delle foto di questa parete e mandi i disegni alla madre del tempo per farli analizzare. Fai presto. Sì, signore. Comunicazione per il Coseido. I dinosauri rappresentati sugli affreschi nella grotta provengono dal periodo Cretaceo. Periodo Cretaceo? Madre, che ci dici degli extraterrestri? Giudicando dai disegni esaminati, gli esseri spaziali provengono da un pianeta della quinta galassia, conosciuto con il numero 206, distante migliaia di anni luce. Sono orostociani. Orostociani? Principessa, sono loro. Altasia, li riconosci? Sono un popolo senza terra. Vagano per tutto l'universo, cercando un posto dove fermarsi. Invasero anche il mio pianeta, molto tempo fa. Allora, gli orostociani tornano sulla Terra per restarci. Che cosa facciamo? Vedremo. Dori, non dobbiamo prenderla così tragicamente. Potrebbero anche non essere loro. Ad ogni modo, torniamo nel Cretaceo. Gli uomini del Coseidon iniziano le indagini per risolvere l'enigma degli affreschi preistorici. Sembra tutto regolare. Quella parete dipinta potrebbe essere solo una fantasia. Non credo. Quegli esseri, vissuti 1 milione di anni fa, certo non avevano voglia di scherzare. Tu dici? Oh! Cosa succede? Guarda. Guarda, ce n'è un altro. Non vogliono combattere l'uno contro l'altro. Chissà cosa avranno intenzione di fare. Indietro! Cosa dici? I dinosauri? Esatto. Sembra che qualcuno riesca a controllarli. Bene, restate sul posto. Altasia, non perdiamo tempo. Subito. Capitano, ricevo una frequenza strana. Da dove proviene? Dal punto K3R71. Tra poco saremo sul punto indicato. Capitano, Tori e Robo sono spariti. Cosa? Tori, Robo, rispondete. Tori, Robo.
Sono stordito, comandante. Non so dove sono. Aiutatemi, Robottino. Capitano. Non posso muovermi. Povero me. Strano, i nostri apparecchi non registrano nulla. Ma possiamo sentirli. Potrebbero essere in un'altra epoca. Ah, avete ragione. Qui il comandante, Tetsu. Sembra che Tori e Robo siano finiti in un'altra epoca. Andremo a cercarli, d'accordo? Ricevuto. Capitano, devo venire con voi o resto qui? Restate. Bene. Il cavaliere del tempo è ferito. Il nostro piano funziona perfettamente. Ora non resta che portare a termine l'operazione. Siamo pronti! Vanno tutti nella stessa direzione. Già, sembra chiaro. Stanno obbedendo a degli ordini precisi. Seguiamoli. Potrebbero condurci alla base segreta degli Orostociani. Altasia, stiamo seguendo un gruppo di dinosauri. La direzione è nord-nord-est 22 gradi. Ricevuto, Go. Vi raggiungerò appena possibile. Nel frattempo, a 6.300 anni di distanza, durante la prima dinastia... Tori, dove sei? Tori, rispondimi! Tori! Svegliati! Oh, non posso mangiare più. Cosa stai sognando? Svegliati! Oh! 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 Oh. Ma dove siamo? Non lo so davvero, povero me. Ah? Tori, dove ti sei cacciato? Attento, guarda dietro! Oh no, lasciatemi, povero mio. Ci siamo. Vado a vedere. D'accordo. Allora? Hanno una macchina del tempo per mandare dinosauri nel ventunesimo secolo. Maledizione. Molti dinosauri sono già radunati. Possono cominciare presto. Molto bene. Allora, non possiamo aspettare. Dobbiamo distruggere la caverna. Adopereremo i missili. Tetsu, aspetta! I dinosauri? Moriranno anche loro, non ci hai pensato? Purtroppo, non c'è nient'altro da fare. Sei pazzo! Il nostro dovere è quello di difendere i dinosauri, non di distruggerli. L'hai dimenticato? Go!
Non ci possiamo permettere sentimentalismi. Ehi, Tetsu, aspetta! Aspetta, ti dico! Oh, ma dove sarà? Attento, Tori, sono pericolosi, cattureranno anche te. Proviamo a tornare indietro. Presto, robottino, andiamo! Gambe, robottino! Corro! Tori, qui si mette male. Guarda che brutti ceppi. Ah, povero me. Ma quello è il cos'aide. Guarda come scappano. Ehi, siamo qui. Siamo qui. Finalmente, ti sei convinto, eh? Tetsu, ti prego, troviamo un'altra soluzione. Non voglio sacrificare quei dinosauri. Sei d'accordo, vero? Tetsu, ti prego. Il Cavaliere del Tempo. È questo che vuoi? Sì. Allora, alzati. Sei proprio deciso? È pericoloso. Non ti preoccupare. Andiamo. E va bene. Cavaliere del Tempo! Pronto! Cavaliere del Tempo! Azione! Cavaliere del Tempo! Fuori! Sono il Cavaliere del Tempo, il guerriero cosmico! Sei arrivato finalmente, maledetto! Manderò il tuo cadavere nel 21° secolo insieme ai dinosauri! Go! Permetti, ti do una mano volentieri. Ti lascio a te. Divertente vedere il Cavaliere del Tempo attaccato dai dinosauri che era venuto a proteggere. Saranno loro a ucciderlo. Avanti, attaccatelo! Dovete distruggerlo! Ah!
o uccidilo. Non rimane altro da fare. Lo capisci, vero? È la tua fine, cavaliere del tempo! Maledetti uomini del Coseidon, vi spedirò per sempre nella sesta dimensione, dalla quale non tornerete più! Comandante, credo che ci siamo. Già. Ora vedrete che sorpresa! Tori, presto! Inserisci la barriera ionica! Subito, signore! Ora tocca a noi. Preparati a sganciare. Fuori! Fuori! Quella è la bomba sfera tempo. Altasia! Vi ascolto. Avvisate gli altri. L'azione deve essere terminata prima dello scoppio della bomba. Con il quadro controllo distrutto i dinosauri non ci obbediranno più. Tetsu! Un bel guaio. Cosa? Bisogna salvare subito i dinosauri. Dal Coseidon è stata lanciata una bomba sfera tempo, sì. Ehi, Go! Go, rispondi! La caverna sta per esplodere. Apri queste sbarre. Non c'è un minuto da perdere. Va bene, allontanatevi. D'accordo. Facciamo presto. Qui bastate voi. E certo. Allontanatevi, presto! Avanti, forza! Maledetto cavaliere del tempo! Dov'è Go? A terra! Thank you.
La forza della spada vince sempre! La parete dipinta milioni di anni fa ha protetto il mondo del XXI secolo. I guardiani del tempo, ancora una volta, hanno salvato il futuro di questa nostra stupenda terra.